tutte e bentornate in un nuovo video. Sono in una nuova casa. C'è poca luce e ho acceso tipo 6 milioni di lampade. Non so se si sente anche l'eco. In ogni caso, questo è un video, come avrete capito, life hacks per l'autunno. Io amo i video di questo genere e io amo i video life hacks, insomma. Io no, vabbè, aspettate. Ok. Questo sarà un video life hacks in collaborazione con Carmen. Vi lascerò il link al suo canale sotto nella descrizione, anche qui in una finestrella, in un qualcosa. Mi ha proposto questa collaborazione, ho guardato un paio di suoi video ed è veramente dolcissima. E vi daremo appunto due idee diverse, visto che sta arrivando l'autunno, la cioccolata calda, il caminetto, le serie TV, le tisane. E non sono un amante del freddo, però queste cose sono fantastiche. Niente, sto dicendo appunto, il canale di Carmen è un canale in inglese, quindi vi proponiamo due collaborazioni diverse e anche in lingue diverse. Lei proporrà un lookbook per l'autunno e io dei life hacks per l'autunno. Solitamente faccio questi video per diffondere un pochino di tranquillità, serenità, strapparvi qualche sorriso. Spero appunto che ci riesca con questo video, quindi non mi resta che dirvi che mi trovate anche su Instagram con il nome Elena Mood. Qui e anche su Facebook, su Snapchat, però lo sto utilizzando molto meno adesso che c'è la Instagram Story. Ti dicevo che vi lascio la visione del video, ciao! E partiamo dal primo life hacks, che è sicuramente il rossetto rosso, che è un must dell'autunno. Solitamente lo utilizzo in diversi modi, come rossetto, come blush e anche come ombretto con un primer sotto, per creare, diciamo, delle sfumature dello stesso colore, e vi assicuro che il risultato è veramente bellissimo. Per non farci mancare niente, vi mostro anche l'outfit abbinato al rossetto rosso, o meglio, il rossetto rosso abbinato all'outfit. Ho indossato questo vestitino di Rose Wholesale con questa giacchina di She Inside, molto molto fresca e carina, appunto per quest'autunno che sta per arrivare, almeno qui da me. Per altre informazioni e dettagli trovate il link nell'info box. E per concludere l'outfit ho abbinato un paio di sneakers sportive bianche, la cinturina marrone e la borsetta di H&M. Altro consiglio che sicuramente riguarda più le uscite serali, quando inizia a salire il fresco autunnale, è quello di crearci una bella sciarpa morbidosa con il cardigan. Così se vi mancano la sciarpa di quel colore potete sempre utilizzare una maglia o un cardigan. Ed ora passiamo a qualcosa di decisamente più goloso e gustoso. Per questa mini ricetta ci occorrerà della cannella, una mela e del limone. E mentre faccio bollire l'acqua che ci servirà dopo, inizio a tagliare la mia mela. Vado a togliere la parte superiore e successivamente vado a scavare la mia mela, cercando di creare un cestino, tenendo da parte i pezzettini che tolgo che ci serviranno in seguito. Quando l'acqua è arrivata a bollire, buttiamo dentro i pezzettini di mela, della cannella e delle gocce di limone. Ora mescoliamo il tutto e lasciamo riposare ancora per 5 minuti. Ed ecco che possiamo servire la nostra mela con la cannella. Ovviamente anche l'impiattamento vuole la sua parte, quindi spargo quelli di pezzettini di mela e cannella e ne aggiungo anche un pochino all'interno. Ed ora passiamo a una delle cose che ho scoperto da Pinterest, che ultimamente è diventata la mia app preferita in assoluto. Consiste nel mettere un pochino di olio di cocco e di cannella all'interno di un bruciacandela. Io adoro veramente questa fragranza, dopo che l'ho provata non ne riesco più a fare a meno, quindi me la sniffo mentre sono sul divano a scrivere, a leggere, eccetera. L'ultimo life hack, che per me è uno dei più importanti. Se volete farò proprio un video a parte di questo, fatemelo sapere con un po'
pollice in su e un commento qui sotto. Ultimamente mi capita che quando sono abbastanza nervosa o magari ansiosa mi metto a scrivere l'agenda con tantissime penne e pennarelli colorati, e vi assicuro che non è assolutamente una cosa stupida o infantile, anzi tutt'altro, vi aiuterà appunto nelle giornate più tristi. E il video si conclude qui, ragazze. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento qui sotto e fatemi sapere qual è stato il vostro life hack preferito. Mi raccomando, andate a vedere il video di Carmen. Io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo nel prossimo video. I'll be your lifeline.